Io superai con la Honda il milione di dollari. Tu pensa che io ho smesso a 30 anni nell'84 e ho campato fino ad oggi, vuol dire qualcosa mi avevano dato. Veniamo da una cena strepitosa con, vedete, Manuel Poggiali che ha organizzato questo bellissimo evento qua tra San Marino, la Romagna, le Marche eccetera, e poi a cena insieme agli amici di Manuel c'era anche Marco Lucchinelli, abbiamo fatto tantissime risate. Ti chiedo di ricordare anche qual è il tuo progetto per cui siamo qui. No, beh, da appassionatissimo di moto e da appassionato al tempo stesso della guida su strada di un mezzo a due ruote per il semplice piacere di guidare una moto, ho pensato a questo progetto che si chiama Pieghe da San Marino per avvicinare le persone al mondo sportivo della competizione, ma con altri elementi, cioè avvicinare persone appassionate alla pista, potendo andare grazie a questo progetto anche solo semplicemente un giro o due in pista, passo d'uomo, perché non c'è bisogno di fare le corse anche se siamo nella location ideale, ma non siamo nel contesto ideale perché ci sono le competizioni e le gare per fare dei risultati. Noi andiamo lì per il semplice piacere di godersi un'esperienza diversa dal solito. In questo caso Marco è qua. E far vedere che ci si diverte, che non serve per forza, esatto, andare forte per strada e rischiare. Si può andare forte, si prova ad andare in pista, che sia anche un solo giro, hai i tuoi riferimenti, non hai nessuno che viene contromano. L'asfalto l'hai già visto 10 volte, quello è andare fuori. Noi dobbiamo essere esattamente l'opposto di quelli che vanno a fare i matti per strada, esattamente l'opposto. Una cosa che invecchiando sono arrivato a capire, forse da giovane facevo l'asino anch'io, adesso le moto vanno troppo forte, ci sono troppe moto, c'è troppo, è troppo pericoloso, si fanno più danni che in una guerra, ed è brutto ogni fine settimana sentire quello che si sente. Io so che non ne parlo perché mi viene da piangere, lui lo conosceva, mio figlio. Certo. Mio figlio esattamente non ha fatto niente di male, l'unica volta che era regolare, perfetto, lo hanno preso. E purtroppo, e non c'è più, è inutile, mi dispiace anche per quello che ha avuto l'incidente, addirittura mi dispiace anche per quello a me. Però bisogna stare attenti, già succedono. Io oggi pensavo, guidando la moto, mi faccio i miei pensieri, pensavo faccio 70 euro, se mi attraversa un cerbiato mi faccio male uguale, potrebbe essere. Se c'è i cinghiali, c'è la ghiaia, ecco, per strada è tutto un sorteggio, vai a occhio, non è essere bravi, è essere scemi, basta. Però poi ora parliamo un po' dell'attualità e partiamo dalla MotoGP e dalla novità di quest'anno, la Sprint Race. Chi parte? La promuoviamo o no? Parto io perché lui è dentro all'ambiente e poi ci spiega per bene, ma sarà... Io non ho di problemi. A me personalmente non piace, ma non piace perché? Perché abbiamo sempre detto che le partenze sono il momento più pericoloso, quindi hai raddoppiato le partenze. Numero uno. Numero due, perché hanno copiato la Superbike e delle due dovevano inventare qualcosa di nuovo, perché la Superbike all'inizio è stata criticata quando io ero manager negli anni 90 dai piloti della MotoGP, è stata criticata, doveva essere una moto che perdeva l'olio, una moto che non dava affidamento. Invece c'è stato un periodo dove dalla MotoGP i piloti passavano alla Superbike, poi è stata presa dalla Dorna o dagli spagnoli e pian piano è stata schiacciata. La MotoGP è perfetta, ha un po' troppo i regolamenti che la rovinano, secondo il mio punto di vista. E appunto, visto che Manuel c'è direttamente dentro, com'è cambiata la routine di un pilota ora che c'è anche la Sprint Race? Si dice che ha meno possibilità di mettere a posto la moto, quindi diminuisce un po' anche la sicurezza, forse, no? Sì, è tutto molto più concentrato sul time attack, sulla prestazione immediata. E in alcune circostanze, in alcuni circuiti e soprattutto con determinate temperature è difficile anche poter lavorare in ottica gara, perché la gara della domenica, che è il doppio dei giri, spesso ti ritrovi a dover usare un pneumatico diverso rispetto a quello della Sprint Race, e questo purtroppo non, il più delle volte non c'è proprio il tempo materiale pratico per portarlo a un completo utilizzo o comunque molto in là coi giri.
devi dare una lettura di quella vita del pneumatico diversa. La tecnologia ovviamente aiuta tanto in tutto questo, però diciamo che la cosa da prendere più come punto vero è il fatto che questo primo inizio di stagione ci sono stati tantissimi infortuni. Poi che questo sia derivato dalla sprint race o da altro non lo so, di sicuro bisognerà fare una bella analisi a fine stagione, perché prima comunque diventa complicato farlo per vari motivi, però se veramente si può fare qualcosa di diverso per tamponare un po' questo problema, perché intanto è brutto vedere che le griglie, tutte le gare, mancano di qualcuno, di qualche comunque personaggio importante. Ma soprattutto insomma il motociclismo è bello, negli anni è migliorato molto in termini di sicurezza ed è stato secondo me un bel passo in avanti rispetto anche ai tempi di Marco, comunque anche anni precedenti dove spesso magari qualcuno non c'era neanche più a finire le stagioni, e tutto questo penso che non sia una cosa giusta, ecco, e quindi dobbiamo andare in un'altra direzione. Sì, perché facendo un recap, sono almeno a memoria mia sono almeno 7 piloti che si sono fatti male in questo inizio di stagione, però si cerca di la sicurezza e poi però così non si trova. Secondo te, Marco, quale potrebbe essere una soluzione? Togliere di netto la sprint race oppure aumentare i turni di prova, cambiare la pole? Io non so qual è, perché non è il mio mestiere, io ho fatto il pilota, che era molto più facile fare quello, almeno pensavo solo a quello. Però i cambiamenti che hanno fatto per renderla interessante, secondo me, non lo sono. La sprint race è una gara in più, però non credo che sia quella che possa far venire la gente. Come non credo che sia il fatto che li fai girare su un autotreno, su un camion, nel circuito, e gli fai le interviste un'ora e mezzo prima della partenza. Ma come? È il momento in cui i piloti devono concentrarsi. Fino all'altro anno non ti parlavano nemmeno e adesso devono fare una cosa che è controvoglia. Sono sicuro che nessuno dei piloti è contento di fare questo, farebbero anzi mezz'ora o un'ora di prove, questo non ho dubbi, e quindi non sta a me a farlo. Però non è lì, bisogna trovare una soluzione. Le moto vanno troppo forte, cioè i circuiti sembra che siano diventati piccoli. Se succede al Mugello che un problema dopo il ritirino dei box, è un dramma, perché le moto vanno come degli aerei che volano bassi, ed è bello, ma non più di tanto. Non è che anche la velocità fa spettacolo, anche se andassero più piano farebbero spettacolo. Quindi bisogna pensare a qualcosa. Gli alettoni, io sono contrario, sarà che sono vecchio tradizionalista, sono contrario. C'è tante cose che è bello perché è tecnologia, però noi ci divertiremo anche a vedere le moto sbandare e che vanno più piano. Quali sono state per tutte e due i prototipi più veloci che avete provato ultimamente? Chi parte? Ma prototipi no, nel senso che ultimamente non c'è stata questa possibilità. Diciamo che guido ancora in pista con moto derivate di serie, e comunque le moto derivate di serie di oggi sono dei prototipi di qualche anno fa e vanno veramente troppo forte. E diciamo che in mano ad amatori, ecco, l'anello mancante poi diventa il fatto che bisogna essere preparati a quel tipo di, e spesso e volentieri questo non avviene perché non c'è cultura, perché ovviamente non è il proprio, e quindi è vero che le corse si devono fare, è giusto farle in pista perché quello è dove devono essere fatte, però è altrettanto vero che bisognerebbe approcciare la pista in un modo differente rispetto a quello che è il pensiero normale o comunque tradizionale delle persone. Io sono di idea che bisogna, ha perfettamente ragione, ma bisogna una differenza tra i professionisti e chi lo fa di mestiere e gli amatori. Si fanno molto male anche in pista gli amatori. Perché? Perché con queste moto qua dovresti essere allenato, dovresti avere 4 treni di gomme al giorno, non girare fino alla stanchezza e poi cadi in circuiti dove c'hai un rettilineo dove fai 330 all'ora, poi alla fine della sera sei stanco. Se un amatore fanno, non lo so, i tempi come se fossero le gare,
Allora, queste qua andrebbero limitate. Io ho meno problemi con i professionisti perché almeno quelli sanno quello che stanno facendo. A me fanno paura gli altri che hanno in mano delle bombe a mano. Queste moto sono bombe, non c'è niente da fare. È detto da me che sono un amante della velocità e anche della trasgressione, però adesso siamo arrivati a un limite. Vanno troppo forte, bisogna andare più piano perché le vie di fuga perché sono... lo spettacolo non è la velocità, non è la velocità, anche perché vanno forte in rettilineo, sono capace anch'io a fare più di 300, basta, ma dai, voglio dire, vanno forte in curva, bisogna essere allenati perché sennò veramente fai dei danni. Faccio un attimo un passo indietro, ritorno alla sprint race, ma non per la sprint race in sé, ma per quanto ci è successo all'inizio dell'anno, che c'era stata sta polemica dei piloti, dei premi, eccetera. E allora ti chiedo a te, Marco, visto che è passato qualche anno e magari ci puoi dire qualcosa di più. Un pilota come te che è stato campione del mondo, di che cifre si parlava di ingaggi a quei tempi lì? Io superai con la Honda $1 milione, più gli sponsor italiani, gli sponsor casco, tutta stivali e guanti li tenevo io, più avevo una classifica a punti, primo, secondo e terzo, ogni gara che facevo primo o secondo o terzo avevo un ingaggio diverso e avevo la classifica finale del mondiale, in più i premi li prendevo io. Io con la Honda sono stato uno che è arrivato vicino ai 2 milioni all'anno, però la differenza è che oggi lo fanno per 10 anni, io lo fanno per 2 anni. E poi oggi ci sono dei talenti come è stato Valentino, Marx, qualcuno che prendono delle cifre, ma altri che sono sotto a quelli che prendo io, che ho preso io. Certo. Non so se Manuel vuole essere così sincero come è stato Marco, siamo 20 anni dopo, ma 20 anni fa, perché Marco si parla degli anni, dell'inizio degli anni 80 e Manuel è stato dopo. Il periodo della Honda, quindi ho preso i soldi veri, sì. 82-83, perché l'80 e 81 ho preso i soldi, ma erano nel limite di quello, dovevi già dire grazie che ti hanno dato la moto ufficiale per poter arrivare al mondiale, quindi il mio tornaconto, quello giusto, è stato quello con la Honda. Tu pensa che io ho smesso a 30 anni nell'84 e ho campato fino ad oggi, vuol dire qualcosa mi avevano dato. Diciamo che sì, i tempi d'oro del motociclismo e delle economie sono stati, nel senso che oggi un po' per numeri, un po' per anche blasone, i soldi veri li prendono in pochi in MotoGP. Perché tutti gli altri fondamentalmente, ma soprattutto le categorie Moto2 e Moto3, sono sottodimensionate di brutto, per il rischio che c'è, per il numero di gare che comunque costantemente ogni anno aumenta, quindi è vero che il motociclismo è una passione, però per quel che riguarda il pilota è anche comunque un rischio, no? In più, ogni singola gara in più, e quindi ecco, questo credo che vada in qualche modo valorizzato, ecco, e oggi non tutto sta andando verso quella direzione lì. Sì, appunto, la passione è fondamentale, anche perché ora io ho parlato della sprint race, ma mi rifacevo anche al discorso che ha fatto Migno, che ci vogliono 400.000 euro per fare un campionato in Moto2, eccetera. Faccio un altro salto e vado a una domanda che faccio ancora a Marco, perché comunque Manuel è impegnato nel Moto Mondiale, quindi non è che si può sbilanciare così su certe questioni. Non so se hai sentito Jorge Lorenzo, che ha detto che Marc alla fine del contratto con Honda, quindi alla fine del 2024, accetterà un'offerta di Ducati anche se non lo soddisferà economicamente, perché vuole vincere. Secondo te andrà così? Secondo me non andrà in Ducati, è un'idea mia, sarebbe anche sbagliato secondo il mio punto di vista. Io prenderei qualcos'altro. Se Binder è riuscito a far camminare quella moto lì, Binder, l'hai visto? Io penso che lui sarebbe l'ideale. In Ducati non lo vedo, non so perché, la Ducati c'è già stato Lorenzo e hanno preso i soldi, c'è stato Valentino e hanno preso i soldi, sembra che ci siano stati solo per i soldi, o doviziosi. Io voglio un Marquez che continui, magari che lasci la Honda, perché effettivamente se deve andare avanti così è troppo, è l'unico che riesce a fare andare con la Honda. Però lo vorrei ancora un Marquez con... La Ducati sono ormai troppo grandi, sono grandi, sembra che ti facciano un favore loro a te a dartela, non mi piace più, ci vincono anche gli altri. Marquez deve andare e fare un altro miracolo, come l'ha fatto con la Honda, prendere una casa
pensa se prendesse l'MV assistita che ritorna, sarebbe una cosa, una novità. O l'Aprilia. O l'Aprilia, basta, vabbè. Però l'Aprilia dovevi pigliare i soldi da dargli. Vabbè, a parte scherzi. A Vignale se ne ha dati tanti. E non lo so quanti gli hanno andati, perché io ce ne davo meno, perché Vignale si è un po' che rompe i maroni anche lui. Ha avuto tutte le moto che esistono sul mercato, dalla Yamaha. Le ha avute tutte. Quando è andato via Valentino dalla Yamaha, ha provato la moto Jerez, ha abbassato il record, ha vinto le prime tre gare e poi mi devi spiegare perché non vai più. Me lo devi spiegare. Vai in Suzuki, fanno una moto che vince il mondiale, lui va via. Cioè sembra che quando arriva che c'è da vincere lui se ne vada. Poi fai miracoli, parte da dietro e recupera, ho capito, non sono più, voglio che parti, se hai fatto una politica, devi imparare anche a partire. E devi imparare anche a stare nella mischia, perché sennò è un tuo difetto se non vai. E invece a Manuel gli chiedo di Alex Marquez, che quest'anno ci sei molto a contatto perché è un tuo pilota e gli fai da coach. Che persona è, che pilota è, come lo vedi? Alex, come tutti i nostri piloti, sono bravissime persone, sono bravi ragazzi, ci mettono sempre il massimo. Ovviamente lavoriamo sui punti deboli, su quello che è migliorabile. Quello che mi piace un po' spingere è sempre il fatto di stimolarli a mettersi in gioco. Ecco, questo penso che sia un principio fondamentale, ma non solo per loro, ma per ogni sportivo in generale, di voler sempre quel qualcosina in più, anche se comunque l'obiettivo ovviamente nostro non è quello di vincere il titolo. Se facciamo anche terzi non vuol dire che non si possa fare meglio di quella posizione in quel momento. È chiaro che dobbiamo sempre vedere quel valore da andare a prendere, ad aggrappare per avere uno stimolo in più durante la stagione. Ecco. Sì. La domanda te la faccio io. Mi sembra che come famiglia, adesso non so, tu hai a che fare con il fratello, il minore. Con Luca, sì, con Nadia. Sì. No, ma anche con di madre. Ah, di madre. A me danno l'idea di una famiglia giusta, che vanno d'accordo, che si vogliono bene. La famiglia di loro, papà, non ho mai visto la madre, ma per come è il rapporto, cioè mi piacciono, è una famiglia, non li ho mai visti cercare della polemica. Marco non l'ho mai visto rispondere male a delle domande che avrebbe potuto anche, certo, dopo una caduta, certo, oppure quando lo mandarono fuori dai box. Io l'ho visto in condizioni che avrebbe, invece è sempre stato misurato. E il fratello uguale, sì, sì, sì. Perché essere fratello di Marc Márquez è un bel impegno, eh? Sì, sì, no, su questo devo dire che sono molto uniti. Che anche Mark viene a trovare spesso Alex, quindi insomma c'è veramente un rapporto molto buono. E poi onestamente la cosa che mi piace di più è che a nessuno dei due manca il saluto, che è un'altra cosa fondamentale. Spesso sono visti come persone inarrivabili, in verità sono di una semplicità incredibile e soprattutto di un'educazione unica. Alex ha fatto un podio quest'anno, una pole già, no? Poi ha detto forse pensavamo di essere da podio, ma in realtà siamo da primi 5, da primi 8. Ma secondo te lui può arrivare a vincere quest'anno la gara? Ma perché no, assolutamente. Cioè, la competitività di Alex c'è e bisogna, ripeto, se oggi ci manca qualcosa ed è vero, perché altrimenti eravamo stati in grado di raggiungerlo. Dobbiamo capire cosa ci manca e soprattutto trovarlo. E io credo che le gare che sono state, sappiamo qual è stato il risultato, ma quelle che ci saranno in futuro possiamo scrivere anche il nostro marchio lì sopra. E stessa cosa con Fabio, con tutti i piloti della Gresini, insomma mi piace vederla in questi termini. Ci vuole anche della fortuna, perché il talento per arrivare lì ce l'ha, come ha vinto Binder, come ha vinto l'altro, può vincere benissimo anche lui. Ci vuole anche fortuna, perché a volte c'è un contatto e vedi la gara alla fine, se non ci fosse stato quello avresti potuto vincere anche te. Purtroppo ci vuole anche fortuna, non basta solo il talento. Certo. Poi tra l'altro ricordiamolo, Alex Marquez è l'unico insieme al fratello che ha vinto i mondiali di Moto 3 e Moto 2. Lo dimentichiamo anche troppo spesso, perché andrebbe ricordato. Cavolo, due volte campione del mondo. Invece facendo un attimo un salto su Yamaha, sembra che Vignale sia andato via perché non andava, eccetera. Quartararo ha vinto il titolo del mondo, però ora non va più. La domanda ovviamente è per te, Marco.
Io faccio fatica a capirli perché sento delle dichiarazioni a volte anche di, come si chiama quando le manca il francese? Ah, Quartararo. Sento, a volte sento che siamo in difficoltà, siamo dietro e in gara è a battagliare, cioè sembra che la moto non andava, di colpo va. Quindi faccio fatica a capirli un po' così, specialmente quelli da parte Yamaha, proprio lì così, perché se non c'hai uno che muove la onda è il risultato di Marco, togli lui, e nella Yamaha è uguale, se basta che non vada uno e sembra che la moto non va, ma in realtà quando è già successo che a volte le moto private, sia con morbidelli, a volte andava meglio che la moto ufficiale, ma perché quando ci metti il cuore, quando c'hai voglia di correre, i problemi ci passi sopra, basta. Quando sei ufficiale c'hai già una certa tranquillità e sicurezza che hai la moto, e non che te ne freghi, per l'amor del cielo, però ci passi un po' sopra, non lo so, io la vedo, ma ero così anch'io forse. Senti Manuel, a te ti faccio una domanda, invece siamo alle ultime, sul discorso della preparazione atletica dei piloti di oro. Ora si vede che sono super allenati, super misurati in palestra eccetera, rispetto a quando correvi te, che poi alla fine sono solo 15-20 anni fa, quanto è cambiato? Te cosa facevi rispetto a loro, cosa non facevi? Ma sono cambiate le moto in genere, perché le moto sono diventate con l'avvento dei quattro tempi molto più pesanti, sono molto più veloci, tutto è veramente molto più estremizzato ed è al limite. Questo lo si vede anche in un semplice sorpasso che oggi è difficile completare, soprattutto completare in maniera pulita. Io penso che prima si è parlato un po' di spettacolo, e credo che il vero aspetto mancante oggi nel motociclismo è i sorpassi. È quello che Mark, forse a volte con un pelino più di irruenza, però è in grado magari di fare e di regalare belle gare, no? A tutti quelli che le guardano o che le vogliono guardare in questi termini. Io credo che, ripeto, l'ho già detto anche recentemente in diverse interviste, io penso che le gare quando c'è Mark, in particolare negli ultimi tempi, sono molto più belle, ma perché è uno dei pochi in grado di regalare veramente sorpassi o comunque emozioni alle gare stesse. E lui come tutta la griglia, cioè l'aspetto mancante è riuscire oggi, ma forse per un motivo tecnico, a farli in maniera pulita, a regalare comunque, no, piacere nel vedere una gara. Il motociclismo si è sempre differenziato in particolar modo rispetto magari alle auto su questo aspetto, e non dobbiamo dimenticarlo. Ha perfettamente la detta giusta, perfettamente ragione, è così, non c'è altro da aggiungere. Paradossalmente, appunto, Marquez, cioè ci sono più personaggi quasi in Superbike, perché se si pensa Toprak, Petrucci, sono bei personaggi. In MotoGP sembra a volte che ci sia solo Marquez e che aspettiamo Marquez in gloria. Quando arriva lui le gare cambiano di marcia, cambiano misura, non c'è niente da fare, questo l'abbiamo visto. È riuscito a rendere interessanti gare con Dovizioso, con tutti quelli che ha battagliato, ha fatto delle gare che le ricordi, cerchi di ricordare perché c'è stato qualcosa, un sorpasso, un qualcosa che te lo fa ricordare. Le altre gare sono a volte un po' anche noiose, cioè bisogna tornare a rivedere i sorpassi, perché qua l'unico posto è la frenata, in curva vanno tutti uguali, in accelerazione vanno uguali, se le moto vanno uguali, e fai fatica a fare i sorpassi, mettila come vuoi. Certo. O lo fai un po' sporco, perché rimane solo quella possibilità lì. Ma secondo te, Marco, chi è che può battagliare con Marquez? Tu, anche tutti, perché non è che sono dei fermi gli altri, non è che tra lui e loro c'è un gradino alto così. C'è quel po' che rende interessante un sorpasso, che te pensi non ce la fa, e se si riesce bisogna ricredersi. Quindi per me le gare ci manca solo quello. Manuel, siamo arrivati alla fine, ringrazio tutti e due per questa intervista, e grazie a Marco e grazie a tutti voi, grazie René. Olè.